Buongiorno, siamo di nuovo qui riuniti a cercare di fare delle lezioni che spero possano essere utili per gli ascoltatori. Oggi inizio con un gruppo di lezioni che si collegherà sempre a quello che è l'argomento, secondo me, più importante che ho visto in questi anni, l'argomento, nel momento in cui uno pratica i saltostacoli, dell'avvicinamento al salto, quello che tutti chiedono e per il quale non abbiamo la soluzione immediata è come vedere le distanze. Ora, io diciamo in queste prossime lezioni parlerò e lavorerò sulle gabbie, perché la gabbia, a mio parere, è l'ostacolo, vedendo allievi e cavalieri di un certo livello, ma soprattutto allievi, quella che crea più difficoltà. Dunque, come ovviare a questa difficoltà? L'unico modo è facendo pratica. Pratica cercando di avvicinarsi sempre di più nel modo corretto. Dunque, ho posto due combinazioni, una di verticali, perché i verticali per l'allievo e per il cavallo giovane, ma per tutti, sono l'ostacolo più semplice da superare, quello che crea meno ansia, anche perché è facile parlare di avvicinamento, stare regolare, però la componente più importante quando uno continua a sbagliare è la paura di sbagliare, dunque l'ansia. L'ansia la puoi superare solo facendo esercizi, solo con l'esperienza. Ok, adesso, come ho detto, ho posto queste due gabbie. Inizierai prima da quella più semplice, perché la gabbia a due tempi è quella più semplice. È più semplice per il semplice fatto che se uno entra in modo non corretto ha ancora il tempo di poter risolvere, perché ha due tempi a disposizione, dunque diventa più semplice risolvere. Inizierò a fare due volte di fila la gabbia di verticali e poi dopo farò un breve colloquio per vedere di spiegare al meglio quello che ho cercato di fare. Dunque, il concetto di base è sempre un galoppo regolare, ma un galoppo che a voi non crea difficoltà. Dunque, create voi la velocità che gradite, perché se andate forte, certo che il vostro istruttore vi spiega di andare con un buon galoppo, ma dovete cercare un galoppo che sia un galoppo che non vi crea ansia. Sempre di avere lo stesso galoppo. Qui iniziare a guardare il salto e poi cercare di fare meno variazioni possibili, di aspettare fin quando siete sicuri al 100% della distanza. Lo ripeto ancora una volta. Si sente proprio che il cavallo, siccome gli avvicinamenti sono chiari, inizia a lasciarsi andare, inizia a rilassarsi, ad ascoltare il cavaliere. E questo è il compito certamente più difficile per il cavaliere, per l'allievo, cercare nella fase finale di stare tranquillo. Se avete notato, i tre avvicinamenti sono diversi, anche perché abbiamo a che fare con un essere vivente, e una volta accelera, una volta sta tranquillo, la seconda volta è stata, secondo me, la volta migliore, perché è stata molto rilassata la cala all'avvicinamento. Il terzo avvicinamento c'è stata una lieve accelerazione nella parte finale, ha fatto un salto nel quale è andato molto più in aria, dunque la distanza è venuta corta. Il primo però è quello che conta, è il salto nel quale la cavalla era un po' più rigida, nel senso c'era più tensione, cercava di aggredire il salto. È ovvio che l'unico modo per migliorare l'avvicinamento alla gabbia è cercarlo di ripeterlo. Avete visto i tre avvicinamenti nel quale io cercavo di fare l'avvicinamento uguale. Non sono riuscito a farlo tre volte nello stesso modo.
il cercare, il riuscire a risolvere questa situazione, a risolvere questa cosa, lo si può fare esclusivamente ripetendo, rifacendo. Dunque, il consiglio è di saltare gabbie all'infinito. Adesso a mano sinistra lo faccio dall'altra parte. Diciamo che a mano destra abbiamo fatto l'avvicinamento andando verso casa. Questo per facilitare, perché il cavallo verso casa diciamo che è più semplice l'avvicinamento, perché il cavallo quando va verso casa facilita il proprio cavaliere, ha più voglia diciamo di andare verso casa. Adesso a mano sinistra facciamo la stessa cosa due volte a mano sinistra per vedere la differenza. Se c'è una differenza, se è tutto uguale. Direi che l'avvicinamento adesso era molto più disponibile, molto più decontratta. Questo sicuramente è una conseguenza dei tre avvicinamenti di prima, che erano chiari, nel quale non ci sono stati molti dubbi. Adesso ha accelerato un po' di più quando ha fatto il primo salto, e lì la spiegazione qual è? Non ce n'è, abbiamo a che fare con un essere vivente. Io ho cercato di fare l'avvicinamento nello stesso modo, ma la reazione è stata completamente diversa. È per quello che è così importante continuare a ripetere l'esercizio, per cercare di abituarsi ad ogni tipo di avvicinamento. Adesso, terzo esercizio è la gabbia che è messa sull'altro lato lungo, una gabbia a un tempo, dunque lì è importantissimo arrivare bene, perché se uno arriva in modo sbagliato, crea delle difficoltà, è molto difficile risolvere in un tempo di galoppo. Però cercheremo di arrivare nello stesso modo, nuovamente, facciamo nuovamente prima andare verso casa e poi un paio di volte dalla parte opposta. Ok, leggo adesso i quattro passaggi, due a mano sinistra, due a mano destra. Vi assicuro, la più grossa difficoltà è cercare di tenere un galoppo uniforme. Questo sicuramente la maggior parte di voi riesce a farlo mentre lavora in piano, nel momento in cui salta. Deve diventare una cosa che piano piano facilita. Ok, un attimo di pausa. L'ultimo avvicinamento, avete visto? Carlo si è spaventato e quello fa parte del gioco. Una lieve accelerazione e poi il cavaliere ha dovuto aggiustare e quelli sono gli imprevisti. Dunque, per ricapitolare, l'esercizio che io vi consiglio di fare è di saltare inizialmente una gabbia a due tempi. Io ho iniziato con la gabbia di verticali, poi vedremo altre soluzioni di verticali a due tempi. Quando quello
diventa una cosa semplice, poi eventualmente iniziare dalla gabbia ox verticale o verticale ox, questo è abbastanza a discrezione vostra, e cercare di farla a un tempo. Quando questo viene fatto in modo corretto, cercare di alzare, cioè l'obiettivo è di riuscire a saltare l'altezza che voi saltate in concorso, meglio ancora di saltare 5-10 cm più alto di quello che voi salterete in concorso. È ovvio che questo è un lavoro lungo. Ora io terminerei così questa lezione, andrei avanti nei prossimi giorni con una lezione successiva, lezione che tratterà sempre dell'argomento gabbie, ma vi farò vedere cose, diciamo, un po' più complicate. Vi ringrazio e vi saluto. Buon lavoro.